Passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto di Pescara. Donato De Carolis non è più il comandante della direzione marittima Abruzzo-Molise. Al suo posto subentra Salvatore Minervino. De Carolis infatti ha ricevuto un nuovo incarico a Roma al Ministero dell'Agricoltura e della Pesca. Conoscevo le problematiche, conoscevo anche le potenzialità. Abbiamo lavorato durante questo periodo affinché il porto di Pescara, ma anche altri porti abruzzesi, abbiano un futuro più credibile. È vero che in questi non più tardi dell'estate saranno andati via i lavori della seconda fase per il porto di Pescara, nella speranza che i lavori si completino al più presto e la città abbia quello che si merita. Il nuovo comandante, Salvatore Minervino, così assume un ruolo delicato, in primis per quanto riguarda l'annosa questione dei lavori nei porti abruzzesi. È una bella sfida, però è già in stato avanzato. Ci sono i fondi, c'è il decreto che ha approvato il primo lotto dei lavori e quindi cercheremo di farli andare avanti quanto più speditamente possibile, perché con la sicurezza dei pescatori, insomma, delle unità da pesca non si scherza, noi dobbiamo assicurargliela in maniera continuativa.